Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato. Tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè, i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, le parole di Gesù dal Vangelo di oggi, del ricco e quel povero che stava davanti alla sua porta, non dovrebbero lasciarci indifferenti, perché sono un grande insegnamento per noi oggi, come lo erano nei tempi quando Gesù li ha pronunciati per prima volta. Il ricco e Lazzaro, che era povero, vivevano uno accanto all'altro, ma è poco dire che hanno vissuto in due mondi completamente diversi. Cioè, possiamo dire piuttosto che hanno vissuto in due mondi lontano uno dall'altro. Uno di loro ogni giorno si faceva lauti banchetti, mentre l'altro aveva fame. Il ricco è sano, mentre l'altro è malato, mentre uno vive in una villa, l'altro vive per strada. Possiamo dire che il ricco vive nel paradiso terrestre, invece Lazzaro nell'inferno terrestre. Anche se i loro mondi sono uno accanto all'altro,
anche se il mondo sono vicino, sono differenti come giorno e la notte. Questa situazione al mondo, nemmeno più bravi tra noi non possono accettare e essere tranquilli e calmi a una situazione del genere. E adesso cito uno di questi. Verso metà del secolo scorso, Giri, composto dai rappresentanti da 17 paesi del mondo, hanno scelto Alberto Schweitzer, l'uomo del secolo. L'Alberto era conosciuto in tutto il mondo come un genio. Era un grande filosofo, teologo, storico, solista dei concerti e anche medico nelle missioni. Ma quello che era soprattutto sottolineato nella sua vita era la sua profonda fede in Cristo che penetrava tutto il suo lavoro e tutta la sua vita. Quando lui aveva 21 anni di vita, ha promesso fino agli anni 30 godere nell'arte e nella scienza. Il resto della vita ha deciso di passare lavorando con le persone che ne hanno bisogno di un aiuto, e questo ha fatto in modo concreto. A 38 anni lui ha finito tutto quello che si deve finire per diventare dottore di medicina. Quando aveva 43 anni è andato in Africa, dove ai margini della foresta ha fatto un ospedale nello spazio che allora si chiamava Africa Equatoriana. Lì è morto a 90 anni di vita. Cosa ha ispirato questo uomo buono di lasciare il mondo di gloria e di benessere per vivere tra i più poveri dei poveri? Lui stesso disse che soprattutto è stato spinto questo, la meditazione del Vangelo di oggi che parla di uomo ricco e povero Lazzaro. Mi sembra incomprensibile vivere una vita comoda, tranquilla, mentre tante altre persone attorno a noi lottano con una povertà estrema. Fratelli, se proprio questo pensiero ci porta al testo del Vangelo che abbiamo letto poco fa. Il peccato di quel ricco non era nel fatto che lui ha ordinato di eliminare Lazzaro davanti a casa sua, non era nemmeno nel fatto che lui avrebbe fatto qualche danno a Lazzaro, o magari gli avesse detto qualche offesa quando passava a casa sua. Il peccato di quel ricco era che lui non ha nemmeno visto Lazzaro, non l'ha guardato come la natura attorno a lui. Cioè, questo semplicemente per lui era una cosa normale, ha accettato la realtà nella società. Per lui è diventato normale e completamente logico che lui è ricco e Lazzaro povero. Non si è posto la domanda riguardo altre cose, per questo lui non ha fatto nulla di cambiare questa situazione. Allora, il peccato di quel ricco non è il fatto che lui ha fatto qualcosa contro Lazzaro. Lui non ha fatto nulla che bisognava fare in questo caso, e per questo suo peccato è peccato di omissione. Lui aveva grandi ricchezze, ma non ha mosso neanche un dito per aiutare povero che non aveva nemmeno necessario per la sua vita. Il peccato che secondo il Vangelo di oggi ha commesso quel ricco è molto presente nei nostri tempi. È proprio questo peccato preoccupa tante persone di nostri tempi.
Ecco, non solo perché vengono trascurati i poveri, noi dobbiamo chiederci che effetto questo ha su tutta la società, a questa dimensione del peccato. Ha pensato un noto politico quando ha detto: se la società libera non può aiutare tanti poveri, sicuramente non potrà salvare pochi ricchi. Questo significa che negligenza verso i poveri non dà fastidio solo a loro, ma distrugge le basi di tutta la società. Perciò Gesù nel Vangelo di oggi invita pure noi di fare a casa nostra quello che Albert Schweitzer ha fatto a suo tempo. Ci invita di pensare del ricco e del povero, cioè di porsi la stessa domanda che lui si è posto: come io posso vivere la vita tranquillo e nel benessere mentre tante persone nello stesso momento non hanno nulla? Fratelli e sorelle, è il momento di prendere sul serio le parole di Gesù dal Vangelo di oggi. E ci ha munito queste parole adesso già Santo Padre Giovanni Paolo II alla sua prima visita agli Stati Uniti d'America. In quella occasione Santo Padre ha detto: non possiamo rimanere a occhi chiusi e godere la nostra ricchezza se Lazzaro dei nostri tempi sta davanti alla nostra porta. Nella luce della parabola di Cristo, di questo ricco e povero, la ricchezza e la libertà presentano una responsabilità particolare, perché la ricchezza e la libertà portano un dovere. Perciò nel nome della solidarietà che ci lega alla società umana sottolineo la dignità di ogni persona, dice Santo Padre. Ricco e Lazzaro sono gli uomini, l'uno e l'altro sono creati l'immagine del Signore, l'uno e l'altro sono redenti con grande sacrificio di Cristo, con prezzo del suo sangue. I poveri nel mondo sono pure nostra cura, cioè loro devono essere nostri fratelli e sorelle in Cristo. Non dobbiamo mai accontentarci con il fatto che ridiamo solo delle briciole dalla nostra tavola. Per aiutarli dovete prendere da quello che avete, non solo quello che è superfluo per voi. Cari fratelli e sorelle, Gesù invita alla solidarietà con coloro che sono nel bisogno. Questo suo invito ha ripetuto anche colui che l'ha sostituito. E questo invito è stato fatto non solo a grandi organizzazioni e grandi stati, ma a ciascuno di noi che siamo discepoli di Cristo. Spesso succede che pensando delle dimensioni e la quantità della fame nel mondo, siamo tentati a dire: ma cosa posso fare io? Cosa io posso fare per cambiare qualcosa nel mondo di oggi? Il più grande sbaglio è non fare nulla perché non posso fare tanto. Una mattina la madre e sua figlia camminavano lungo il mare, e quel giorno il mare ha buttato sulla spiaggia tante stelle del mare, e la bambina prendeva una ad uno e le riportava nel mare. La madre le disse: ma cara mia, guarda quanti sono, come tu puoi aiutarli? La ragazza, tenendo quella stella del mare nella mano, si fermò per un attimo, poi lo gettò nel mare e disse: a questa sicuramente posso aiutare. Nemmeno il ricco si aspettava che lui salvasse tutti i poveri del mondo, ma lui poteva aiutare quel povero che era davanti alla sua porta.
Il problema di grande ricchezza sta proprio nel fatto che ci chiude nel nostro mondo fino al punto che noi non vediamo la povertà di coloro che sono schiacciati da questa povertà. È importante avvicinarsi all'uomo che è nel bisogno, a cercare di comprendere sua vita per comprendere pure lui. Alla fine Gesù non ci chiederà se noi abbiamo partecipato alle dispute a riguardo alle conferenze che parlavano della fame nel mondo, ma ci chiederà se abbiamo aiutato l'uomo che era nel bisogno. Lui una volta disse: quello che avete fatto uno di questi più piccoli avete fatto a me. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre sincere preghiere al Padre che in Gesù Cristo si è mostrato quale Dio ricco di bontà e di misericordia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Benedici, o Signore, la Tua Chiesa nella sua opera e sollecitudine a favore dei poveri e degli oppressi, ti preghiamo. Sostieni, o Padre, col Tuo Santo Spirito l'annuncio della lieta novella a tutti i discepoli di Cristo, ti preghiamo. Dirige, o Dio, tutti gli interventi delle persone a cui è affidata la cura del bene comune, ti preghiamo. Sprona, o Signore, i cuori di tutti gli uomini all'amore disinteressato e operoso verso ogni creatura, ti preghiamo. Illumina, o Padre, le nostre menti ed i nostri cuori affinché riconosciamo i nostri fratelli e sorelle che sono in necessità, ti preghiamo. Accogli tra le Tue braccia, o Dio, i nostri fratelli e sorelle defunti, ti preghiamo. Signore Dio, Tu nel Tuo Figlio ci hai fatto dono della più grande e più preziosa ricchezza a cui il cuore umano tende. Con la forza dello Spirito Santo purificaci da ogni egoismo e grattezza, perché mediante il nostro modo di vivere la Tua bellezza ed il Tuo amore risplenda dinanzi a tutti gli uomini, ti preghiamo per Cristo nostro Signore.